Piacere, signore, sono il dottor Scalia della moglie. Piacere, si accomodi. Scusi, signora, di questo caso non ha più. Ma si figuri, non c'è problema. Prego. Il dottor Ferrante è il giudice che sta indagando sulla morte di mio marito. Sta dottoressa. Dopo un anno questa volta crediamo di essere sulla pista giusta. Ah, sì? Speriamo bene. Senti, amore, c'è giù Rita che sta aspettando con i bambini. Ti dispiacerebbe accompagnarli tu a scuola? No, no, vabbè. Grazie. Di nuovo. Grazie, amore. Prego, si accomodi. È stata una coincidenza del tutto casuale, come spesso accade. Il tubo di un lavandino si è rotto ed ha allagato un appartamentino qui di fronte, completamente vuoto e sfrangato. Gli inquilini di sotto hanno chiamato i pompieri e a loro volta i pompieri ci hanno richiesto un mandato. La prima cosa che ci colpì fu la posizione della casa, l'affaccio della finestra. Poi l'esame della fila dei giornali e dei quotidiani rimasti nell'appartamento. L'ultimo risale al giorno dell'omicidio di suo marito. Il telescopio e la radio ricevente li abbiamo messi noi oggi, ma siamo certi che siano simili a quelli cui vi hanno spiato per settimane, forse per mesi, finché suo marito... Signor giudice, abbiamo trovato un solo terminale audio, era in cucina. Fate una prova.